Si susseguono nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela gli incontri di lettura per gli alunni che frequentano le classi prime, seconda, terza e quarte. Oggi appuntamento con Anna Maria Piccione, scrittrice di fiabe e favole e anche autrice teatrale. Vive tra Siracusa e Palermo. Noi siamo anche ciò che leggiamo. Purtroppo la Sicilia in questo è fanalino di coda in Italia, quindi noi scrittori per ragazzi lo consideriamo proprio un compito che fa parte del nostro scrivere. Andare per le scuole. La campanella infatti fa da sottofondo. Io non scrivo soltanto, io vado per le scuole di tutta Italia a raccontare la mia Sicilia, a raccontare le nostre storie, sia belle che brutte. E in Sicilia, naturalmente giocando in casa, cerco proprio di portare sia l'orgoglio di essere siciliani e sia di sviluppare questo orgoglio proprio attraverso la lettura. Non possiamo essere gli ultimi d'Italia, noi che la cultura l'abbiamo fondata. E quanto c'è di positivo della Sicilia che lei racconta? C'è la bellezza, la grande bellezza di questa terra, spesso tradita da chi alla bellezza ha preferito il guadagno, a chi ha preferito altre cose. Però la bellezza della Sicilia la vediamo in questa nostra terra che è stata generosissima con noi, dovremmo esserlo altrettanto con lei. Il dirigente scolastico Viviana Aldisio. Il progetto lettura abbiamo iniziato quest'anno, è il secondo momento di incontro con l'autore. Oggi Anna Maria Piccione, un'autrice siciliana, che ha scritto diversi libri, molto vari devo dire, dall'approccio alle storie, quindi al cambiamento del finale delle storie rispetto a messaggi positivi di amore verso gli animali, anche a favole sulle legalità, quindi la vita di Peppino Impastato, Don Padre Pino Puglisi. È un approccio, un momento concreto di contatto con l'autrice, penso sia il metodo ideale per avvicinare i bambini alla lettura realmente. E sono storie che affascinano? Molto, devo dire anche io, affascinato me da adulta, perché l'autrice ha un approccio intanto devo dire meraviglioso con i bambini, quindi il dialogo giusto per creare sintonia, ma dall'altro lato i temi sono temi che i bambini stanno molto entusiasmando.